Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi, beh, vedremo cosa poter fare. Allora, ho lasciato girare questo che mi stava facendo. Oh, 13 Wumater, perfetto, li prendiamo. Li schiocchiamo qui dentro. Giusto, sì, sono stato a ripulire un pochettino i buchi dei vecchi query. Ne ho ripulito un po' poino. Ho finito l'energia a questo e ora mettiamo a caricare. Giusto, aspettate. Hanno finito questi qui? Oh vai! Hanno finito i Quantum Suite. Questi valetti da Quantum Suite hanno finito di caricare. Beh, ce li mettiamo qua. Mettiamo tanto via questa robetta qui. Questa roba qui non ci serve più. Così, questo qui lo possiamo mettere via tutti insieme. Questa è roba, poca roba, questa. Ok, per il resto aspettiamo, se no si intasa. Ok, allora, facciamoci tutti i lidi che possiamo fare. Altri due. Facciamo questi, perfetto. Ora, così doveva fare, così. Il diamante nel mezzo, le plate mi sembra andavano allora così, e questi qui così, perfetto, possiamo fare una sola iridium plate. Per fare quello che voglio fare oggi, che vorrei fare, ovvero i nano suit leggings. Ne serviranno due più due machine block. Ah, mi sembra che poi ne servisse di più. Ok, allora due machine block, quindi dovremmo aspettare ancora poco tutto sommato. Quindi ci prendiamo del dato, mettiamo a posto questo che ora dovrebbe essere. Ecco qua, pronto, perfetto. Ci mettiamo a posto quello, poi ci mettiamo questo qui. Ok, ci prendiamo del ferro rifinito, eccolo qua. Rifinated iron, perfetto. Andiamo qua, ci facciamo i machine block. Oh. Ok. 1 e 1, 2, perfetto, lì mettiamolo qui, no, ce la mettiamo un po' qui, il resto lo rimettiamo a posto. Vai, torna dove eri. Quindi poi servirà il Latropon Crystal. Quindi sì, mi ero preparato tutto, quindi no, serve questo. Quindi dobbiamo fare un circuito minimo, poi altri due. Ok. Quindi ci mettiamo questo, e tac, abbiamo tutti i cavi necessari. Per fare l'atropon serve di fare l'energy. Che poi bisogna fare l'atropon, mi serve, sì, due circuiti, electronic circuit, perfetto, non è neanche avanzato. Quindi facciamo così, così e così, con questo qui nel mezzo, e ci facciamo tre circuiti. Perfetto. Tre circuiti, perché ho fatto tre circuiti? Non me lo dimmi più, perché ho fatto tre circuiti? Ma perché sono un pirla? Perché ne servivano, ne bastavano in due. Sono un pirla, ne bastavano due. Va bene, è uguale. Non so perché ho fatto di tre. Allora, ci serve il Latropon Crystal. Eccolo qua, lo mettiamo lì nel mezzo. Diamante lo rimettiamo a posto. Ci mettiamo due di questi. E ora dobbiamo prendere solo i lapiscazzuli. Che li teniamo qui. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. 6 lapislazzuli. E li mettiamo così. Ah, così. Ok, va bellino anche il nostro Latropon. Ce l'abbiamo. Poi ci leviamo di dosso questi. E li mettiamo qua. Questo sopra. Questa
Qui no, vabbè, dovevamo aspettare perché ne dovevamo fare un'altra, quindi avevamo bisogno del crafting. Ci prendiamo anche le due glowstone che ci chiede. Di glowstone ne ho un pochino, no, ne ho, bene. Non ne rimarrò senza, almeno per il momento, quindi dobbiamo fare. Quindi sì, ne mancano tre. Ok. Qui ne abbiamo due. Ok, qui quant'è? 78. Ok, tanto vediamo un po'. Facciamoci spogliare sto panino qui che è di troppo. Allora, controlliamoci un po' prima, quanta roba ci abbiamo? E allora, qui è silver, beh, sei stack. Qui è, ecco, la chest qui è bella piena di cobblestone. Vediamo un po', quanto cobblestone ci sta? 65.536 in totale, perché non ho levato uno. Boia, quanta cobblestone ci sta nella chest. Vedo che ne ho praticamente due belle piene. Poi abbiamo, vabbè, 64 per 64 il gravel. Ecco, questo qui andrà espansa. Ok, allora. La delta, ne abbiamo 18.000 passa. Altro oro. La stone, ne abbiamo 800 e passa. Ok. Boia, quanto ferro, 24 stack, 1500, ah. Ma un po' brillante, bella robetta ci abbiamo. Questo qui, il fortune, serve fare dei cristalli verdi, invece sono come i cosi, gli energy crystal, so che invece se rossi sono verdi, serviranno per fare qualcos'altro. Non so bene cosa sia, però. Quanto carbone. Non abbiamo più nicolite, però. Basta più carbone, invece. Ok, abbiamo anche un bel po' di uranio, quindi possiamo sempre potenziarci il reattore. Che è ancora là che lavora. Ok, vediamo un po'. Abbiamo finito quel 20% i rotti che mancava. Sì, perfetto. Altri tre. Perfetto, eccoci qua. No, così. 1, 2, 3, ecco qua. Ne abbiamo 4. 2, 3 e 4. Cristallino in mezzo. E dov'è, dove devo mettere? Queste qua. E qua, tra l'advanced alloy, qui ne servirà una quantità industriale. Sono i pantaloni corazzati questi, perfetto. Oh sì, due machine block, immagino averci due machine block in tasca. È come se ci avessi due cubi così grossi in tasca. Io che non mi farei a camminare forte, ma... Ok, che, 64.800, ah sì è vero, c'è la carica residua. Per qui 100.000, quindi va quanto avanti la barra, invece qui è 1.000.000, quindi è praticamente rosso. Ok. Abbiamo anche i Quantum Suit Leggings, oltre ai Quantum Suit Boots. Boots, che nome. E poi i Quantum Suit Leggings. Ora mettiamo a caricare. Ora mettiamo. Prendiamoci anche i leggings. Sì, i boots. Mettiamo i leggings qui, in carica. Ok. Perfetto. Qui ce l'abbiamo. Ci riprendiamo i jetpack. Ci mettiamo indosso i nostri carissimi leggings, ma perché li metto qua? Proprio i leggings sono i boots questi qui. Allora, andiamo a vedere se che capacità hanno, perché non mi ricordo se abbiano una capacità di farci fare salti alti. Wait, è per il jetpack. Fa salti normali, perfetto. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Perfetto, non ci fanno fare danno. Bene, sono come i long fall allora. Non pensate male però, eh. Sì. Ma un po' da che altezza subiamo danno? No, da nessuna altezza a quanto pare. Perfetto, possiamo mettere in naftalina i nostri long fall boots. Abbiamo già consumato un bel po' di energia in questi qui però, eh. Lo devo ammettere, abbiamo già consumato 50.000 di energia. Boia, quindi è bene tenersi però sempre a portata di mano. Quindi quasi quasi li metto qui dentro. Ok, questo mettiamo qua. Abbiamo la canvas. Questo qui però che serve non ho ancora capito. Ce ne dà una coal dust, ci viene.
The plated is prototype cell. Che cosa serve? Boh, a nulla. Mi sa che non serve a nulla. Ok, pace. Vedremo cosa fare. Anzi, proviamo a craftare. Vediamo un po' se... Che cosa ci fa. Allora, vediamo un po'. Adesso che mi dai? No, non mi dà nulla. Se qualcuno sa cosa serve questo affare qui, me lo dica nei commenti. Ok, allora abbiamo la nostra seghettina, andiamo a segare qualche zombico. No, ci vuole lo spawner, anche se non spawna. Uno spawner che non spawna. Non so perché, forse è troppo alto, quindi non piglia. Ah, si è fatto notte, ok. Con questo vi dico che per questo episodio potrei anche dire che è tutto, forse. Beh, intanto facciamo diventare giorno, poi vedremo. Buongiorno a tutti. Allora, dove avevamo rimasti? Avevamo rimasti, ci avevamo i nostri bei boots addosso. Avevamo messo in naftalina le long fall. Allora, controlliamo, qui sta aumentando, perfetto. Qui ci sta uscendo al 30%, ne ho già fatte altre due. Qui sta caricando bene, perfetto. Qui sta mettendo tutto quanto a... i nostri bei... bellissimi ricicle. Ci produce di scrub, che di scrub vanno qui dentro, ci danno molto più bonus, ok. Queste qui ormai non ne fo più di nulla, o quasi. Oh, ecco, giusto. E cosa l'avevo fatti questi? Ah, mi sa che l'avevo fatti per... le 60k, queste qui mi sembra che l'avevo fatto. Mi sapevo, ecco, l'avevo fatto per questo, è vero. L'ho fatto per questo quando avevo fatto i nostri carissimi false planting. Mamma mia. Che servono questi però? Vediamo un po'. Nisba. Oh. Cooling core. No, ganzo. Allora, poi dovremmo arrivare prima o poi anche a questo. Per fare questo, serve, ecco, vedi il cooling core, ecco quel che serve. Quindi ci dovremmo fare tante advanced alloy, tante dense copper plate. Cominciamo. Portiamoci subito avanti per la graviton. Prendiamo uno stack di carbone, buona Ugo, di copper, e lo mettiamo subitissimo qui dentro a pressare. Bene, te pressa tutto, che io tanto saluto tutti quanti e do appuntamento al prossimo episodio. Sì, è tutto, e do appuntamento al prossimo episodio, dove procederemo con un altro pezzo della Quantum Suite. Ciao a tutti.